Salve, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. È scoppiato una sorta di putiferio per quanto riguarda l'inizio della refezione scolastica. L'opposizione infatti punta il dito contro l'amministrazione comunale e dice troppi colpevoli ritardi. Parte il servizio di mensa scolastica a Siracusa, ma l'opposizione punta il dito. Il ritardo sarebbe eccessivo per una città che vuole essere smart. Ci sarebbero anche delle brutture, ci sarebbero degli scompensi anche a livello sociale all'interno dei moduli per quanto riguarda l'iscrizione alle mense. C'è qualcosa che a lei non quadra? Un servizio mensa che parte l'11 di gennaio vuol dire che questa amministrazione ha deciso di mettere a dieta i nostri bambini, che da settembre a oggi non hanno usufruito del servizio, ancor di più di creare un disservizio per quelle mamme che si sono viste costrette a organizzarsi in una città che poi lo stesso assessore Troia vuole definire una città smart, evoluta, del futuro. Ci sono due aspetti che non vi convincono: uno è quello economico, che si basa sull'ISEE delle famiglie e sui costi mensili dei pasti, e poi uno invece che riguarda l'aspetto, diciamo, più virtuale e tecnologico. È una cifra che sicuramente non coincide con le esigenze delle famiglie che hanno quell'ISEE. Inoltre viene erogato anche un servizio parallelo a quello in oggetto, quello di poter individuare quello che è il menu proprio della mensa scolastica, ma con uno strumento che non è accessibile a tutti. Non tutti infatti hanno la possibilità di accedere per vie telematiche a quello che è un servizio che dovrebbe essere di facile accesso per tutti. Sull'argomento mensa scolastica interviene anche il consigliere comunale Salvo Sorbello, che punta il dito contro l'amministrazione suggerendo che avrebbe potuto forse procedere per la refezione a una gara non solo europea ma anche mondiale, ed invece si sarebbero accumulati ritardi incredibili con scelte annunciate non attuate, come quella della gestione diretta dei singoli istituti. Continua Sorbello: è positivo che si sia comunque posto fine ad un sistema di proroghe sbagliato, anche se restano forti problemi, per esempio, con le famiglie che a causa dell'ISEE potrebbero essere costrette a rinunciare al servizio. C'è ovviamente la risposta da parte dell'amministrazione. L'assessore Troia risponde: è vero, c'è un ritardo, ma è dovuto al bando. Chiedere scusa per il ritardo dovuto ai tempi amministrativi di una gara europea che farà uscire il servizio di refezione scolastica da un regime di proroga non mi sembra un errore, ma un segno di rispetto e di responsabilità verso la cittadinanza e verso l'utenza. A ribadirlo l'assessore alle politiche scolastiche in risposta ad una nota del consigliere Salvatore Castagnino. Il servizio di refezione scolastica, aggiunge Valeria Troia, era privo di un'informazione e di un controllo adeguato. In un anno abbiamo costruito la carta dei servizi e un portale web, istituito le commissioni mensa, formate da insegnanti e genitori per monitorare il servizio. Riguardo l'informatizzazione, il Paese volge al cambiamento, il Piano Nazionale di Agenda Digitale nella testimonianza. Alimentare panico da innovazione è tipico di chi è abituato al mantenimento dello status quo, un atteggiamento immobilista e conservatore che dal giovane e dinamico consigliere non ci aspettavamo. Per quanto concerne la diversificazione per fasce ISEE, suggerisco al consigliere di documentarsi meglio. La diversificazione per fasce non è un'idea, perché essa esiste in tutta Italia. Rispetto agli anni precedenti esse sono rimaste inalterate. Come amministrazione abbiamo investito 100.000 euro in più sulla refezione scolastica, proprio nella volontà di migliorare il servizio. Ancora una volta assistiamo ad un modo di fare politica troppo abituato al populismo, finalizzato ad alimentare l'odio, l'immobilismo e la distanza con la gente, ma soprattutto privo di contenuti e proposte. La nascita del movimento Sistema Politico ha portato il direttivo di progetto Siracusa di fatto a prendere le distanze dai consiglieri comunali Rodante e Milazzo. Vediamo perché. Progetto Siracusa prende le distanze dai consiglieri comunali Massimo Milazzo e Fabio Rodante. I due sabato scorso hanno annunciato di avere dato vita a un nuovo movimento denominato Sistema Politico. Il direttivo di Progetto Siracusa, a cui i due consiglieri appartenevano, ha deciso di non sentirsi ulteriormente rappresentato dalla loro azione politica, che è giusto che essi portino avanti in autonomia, senza che possa ingenerarsi l'equivoco che tali scelte siano riconducibili all'intero movimento. Il direttivo, presieduto dall'avvocato Ezechia Reale, ha anche invitato il consigliere Salvo Sorbello
appello ad aderire ad altro gruppo consiliare nel quale poter svolgere con il nome ed il simbolo del movimento una netta opposizione all'attuale amministrazione, così rendendo chiare certa la visione e l'azione politica del movimento Progetto Siracusa rispetto ai singoli consiglieri che hanno ottenuto la propria elezione all'interno della sua lista elettorale. Sorbello di conseguenza ha aderito al gruppo Siracusa, protagonista con Vinciullo. La scelta di prendere le distanze da Milazzo e Rodante è insita nella valutazione che i due hanno proposto e promosso linee ed iniziative politiche non condivise, in particolare per annunziando la volontà di aprire un dialogo con l'attuale amministrazione, costituendo su base provinciale un coordinamento di singoli consiglieri comunali. Il movimento Progetto Siracusa ritiene al contrario indispensabile che venga svolta un'opposizione intransigente ad un'amministrazione comunale che non ha mai rispettato i diritti delle opposizioni e che sta conducendo una politica contraria agli interessi della città e dei siracusani. Ha fatto molto discutere qualche settimana fa quella classifica stilata dal Sole 24 Ore dove Siracusa, la nostra città, per quanto riguarda la qualità della vita, si trovava agli ultimi posti. Bene, dal Sole 24 Ore arriva un'altra classifica che afferma che i siracusani esprimono un giudizio positivo sull'operato del sindaco Garozzo. Ogni anno il Sole 24 Ore mette in carta, in web, la sua classifica affidata in un sondaggio per tutti i capoluoghi alla IPR Marketing. Garozzo si piazza in 38esima posizione su 101 sindaci, quindi ha il gradimento del 55,5% dei cittadini, con un balzo in avanti di 4 punti rispetto al 2015. Si è parlato di amianto questa mattina perché è stato istituito il registro regionale dei lavoratori esposti all'amianto. Vediamo di che si tratta. Istituito il registro regionale dei lavoratori esposti all'amianto e presentato questa mattina presso il Dipartimento Territoriale del Lavoro, una sorta di elenco di coloro che nel corso degli anni sono stati esposti al materiale pericoloso. Per quanto riguarda la problematica dell'amianto, spesso succede che le stesse persone vittime di esposizione in questo senso non sappiano direttamente di essere malati. In questo senso anticipare una sorta di elenco previene. Sì, in effetti il registro dei lavoratori esposti all'amianto è una prima risposta ai lavoratori che hanno purtroppo prestato attività lavorativa in strutture o fabbriche dove utilizzavano l'amianto come materia prima. Quindi si tratta di lavoratori che già sono a conoscenza della problematica o che potrebbero, diciamo, nel tempo di latenza di questo elemento, di questa patologia che può manifestarsi anche 40 anni dopo l'esposizione, quindi consente di prevenire eventuali problematiche che si potrebbero verificare, come anche si potrebbero anche non verificare. Questo non esclude assolutamente la possibilità di essere, rimanere indenni. Che vuol dire materialmente riuscire ad avere contezza di tutti quei lavoratori che ancora oggi hanno contatto e quindi materialmente possono essere ovviamente individuati e seguiti, per cui questo, diciamo, che è un tassello che si va ad aggiungere a tutto quel percorso che Siracusa sta facendo in funzione di evitare le morti per amianto e cercare di fare prevenzione. Quindi diventa un momento veramente importante quello di oggi, che salutiamo veramente con grande gioia, perché ristora da una carenza che chiaramente andava in qualche misura colmata. Questo registro deve servire da invito a tutti i lavoratori che in qualche modo ritengono di aver avuto un'esposizione all'amianto in qualsiasi modo, di presentare istanza e quindi chiedere di essere iscritti, perché che il nostro obiettivo è quello là di quantificare e censire tutti i lavoratori che della zona industriale. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, ne riparliamo tra poco. Entra nel mondo Gemar. Questa settimana in offerta: galbanino 930 grammi 5,98 euro, mozzarella sole 100 grammi 49 centesimi, riso originario Flora 1 kg 99 centesimi, passata Pumbaro Star 69 centesimi, olio extravergine Cirio 4,49 euro, latte Brio 1 litro 59 centesimi, detersivo liquido Dixan 21 lavaggi 3,29 euro. Cerca il punto vendita più vicino a te. Thank you.
Supermercati Gemar. Nel punto vendita di via Garrone, sconti del 50% sul reparto abbigliamento. Fermati nei bar dove vedi questo marchio. Scopri il segreto dell'aroma Tropical Caffè. La tua auto ti lascia in panne? Puoi contare sempre su di noi. Road Assistance, soccorso stradale attivo 24 ore su 24. Riparazioni veloci, dalla carrozzeria alle gomme. Interventi meccanici ed elettrici. Sostituzione, riparazione e oscuramento cristalli. Ripristino, ricostruzione e restauro interni auto. Road Assistance, esperienza, tempestività, dinamismo, preparazione professionale, le migliori garanzie per i nostri clienti. A Siracusa in via Palude Lisimelia 1. Road Assistance, la soluzione migliore per la tua auto. When I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale. Dopo i parlamentari regionali, riscossione Sicilia punta adesso l'indice sui comuni morosi. Tra quelli maggiormente esposti in Sicilia c'è Lentini. Il comune di Lentini è quello maggiormente indebitato con l'erario. Secondo ciò che emerge dalle statistiche pubblicate in queste ore, Lentini deve a riscossione Sicilia la somma di 2.445.000 euro, risultando tra gli enti locali più morosi. Nel complesso i comuni della Sicilia devono all'erario circa 60 milioni. A essere in debito col fisco e ad avere già ricevuto l'avviso di pagamento sono 299 dei 390 enti locali della Sicilia. Lettere inviate tra giugno e luglio, dice il presidente di riscossione Sicilia Antonio Fiumefreddo, alle quali nessuna amministrazione ha risposto. Per questo adesso il presidente di Riscossione Sicilia ha deciso di andare alla resa dei conti, mettendo all'ordine del giorno della prossima seduta del consiglio di amministrazione, prevista per mercoledì, la decisione di avviare le procedure esecutive e i pignoramenti per i debiti superiori ai 20.000 euro. I debiti con l'erario attengono alla tassa sugli immobili, quella dei rifiuti, i bolli delle auto. Questo nella maggior parte dei casi non è stato fatto. Le cartelle riguardano somme già accertate dall'Agenzia delle Entrate, non pagate nel corso degli ultimi 8 anni. Si è conclusa positivamente la disavventura di una 32enne che nelle prime giornate di ieri sera era in escursione con amici a Noto. Antica si era allontanata dal resto del gruppo, quindi si è smarrita. I vigili del fuoco di Noto, però allertata dagli amici intorno alle 19, hanno richiesto l'intervento anche del nucleo cinofili e hanno iniziato le ricerche percorrendo tutti i luoghi indicati dagli amici. La donna si trovava in un anfratto. Si è calato uno dei vigili del fuoco con alcune funi per raggiungere la malcapitata, l'ha assicurata con delle funi ed è stato tirato su. È stato confusionale per la vittima dell'incidente, cure dei sanitari, niente di più. Andiamo a Pachino, dove ancora una volta, come spesso accade online, si è messa in moto una truffa web, denunciato per questo un 25enne. Metteva in atto, utilizzando sempre la stessa tecnica, truffe online. La vittima acquistava uno smartphone versando la somma pattuita su una carta prepagata, ma non riceveva la merce. Protagonista un 25enne residente a Roma, denunciato dagli agenti del commissariato di Pachino e già conosciuto alle forze dell'ordine per i precedenti specifici. Quello dei raggiri su internet è un fenomeno dilagante, a ribadirlo la stessa polizia, che scende in campo per la protezione dello shopping online, invitando tutti i cittadini a prestare la massima attenzione navigando su internet
chat sulla sicurezza dei siti, rivolgendosi alla Polizia di Stato per ogni utile informazione per evitare che abili truffatori utilizzino i siti web dedicati all'acquisto di merce per dei facili raggiri. Numerose le denunce di utenti truffati, da qui l'importanza di una maggiore sensibilizzazione delle persone a un uso appropriato della rete e dei pagamenti online. Tuttavia, nonostante i tanti casi di truffe, i consumatori devono poter usufruire dei vantaggi di internet per le proprie attività quotidiane, indipendentemente dal proprio livello di informatizzazione. Da qui l'importanza di aiutare anche chi non è esperto a comprare in totale tranquillità. Andiamo a Pachino invece per vedere com'è stato il 2015 nelle attività della Polizia Municipale. 2015, anno da giro di vite contro le violazioni al codice stradale per il Comando di Polizia Municipale. Le statistiche emerse nell'anno appena trascorso parlano chiaro. Il totale delle violazioni che gli agenti hanno contestato agli automobilisti è di 5.253, ovvero 780 in più del 2014 e ben 4.413 rispetto al 2013. È stato svolto un servizio più accurato, ha dichiarato il sindaco di Pachino, Roberto Bruno, che detiene anche la delega alla Polizia Municipale, e le statistiche degli ultimi anni ci danno ragione. L'aumento delle violazioni è un fedele indicatore di una maggiore attività di controllo e di presenza sul territorio. I punti di forza rispetto al 2013 sono rappresentati dai massicci controlli nelle zone a traffico limitato, principalmente quella permanente nel centro storico del borgo marinaro di Marzamemi, e quella estiva. Nel 2015 contestate 1.196 sanzioni, più di 200 rispetto al 2014 e più di 1.000 rispetto al 2013. Massima attenzione rivolta a garantire il rispetto degli stalli destinati ai disabili. 186 sanzioni nel 2015, controlli più serrati anche nel rispetto dei segnali di sosta e fermata, 2.605 sanzioni nel 2015, 205 in più del 2014. Siamo consapevoli, ha continuato il sindaco, che c'è ancora tanto da fare e stiamo organizzando il comando con le forze presenti in organico, in modo da migliorare sempre più un settore di vitale importanza. Questi dati, ha voluto ribadire, dimostrano anche una netta sterzata nell'attività di controllo e vigilanza degli agenti di Polizia Municipale rispetto al passato. Oltre ai controlli e alla repressione, c'è stata anche l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione. Adesso sport e il calcio. Nel campionato di Serie D del riposto del Siracusa ne ha approfittato la Frattese, che è balzata da sola al comando del girone I. Del turno di riposo del Siracusa ne ha approfittato appieno la Frattese, che ha sconfitto fuori casa di misura il Rende e balza da sola in vetta al girone I del campionato di Serie D con 41 punti e 2 punti in più della Cavese, che si è fatta imbrigliare in casa allo Scordia con uno stop inatteso. Le immagini che vedete si riferiscono proprio a questa partita. Un campionato che dimostra di essere molto equilibrato, senza una vera squadra che riesca a farla da assoluta padrona e distaccare le altre. E quando ciò sembra poter avvenire, ecco il risultato inaspettato, come nel caso del Siracusa stoppato in casa dal Marsala, che ieri ne ha prese addirittura 4 dalla Vibonese, prossimo avversario degli azzurri. La squadra di Sottil torna oggi ad allenarsi proprio in vista dell'insidiosa trasferta in terra calabra. All'andata, come si ricorderà, la Vibonese ha rimontato 2 gol al Siracusa. Adesso in classifica si trova a 30 punti a 7 lunghezze proprio dagli azzurri, terzi in classifica a 2 punti alla capolista. Per Baiocco e compagni questo scorcio di gennaio sarà fondamentale per il futuro cammino nel girone. La prossima giornata infatti la Frattese affronta in casa il Marsala, mentre la Cavese, seconda in classifica, gioca contro la Palmese. Nel successivo turno invece il Siracusa ospita la Frattese per il big match, che davvero potrebbe rappresentare la svolta del campionato, mentre la Cavese giocherà in casa contro l'Agropoli e sta alla finestra per approfittare di eventuali errori delle concorrenti. Una notizia: agenti del commissariato hanno denunciato un uomo, un 62enne residente a Catania, per lesioni personali. Si tratta del massaggiatore della squadra di calcio del Belpasso, che insieme ad un'altra persona, che al momento non rimane ignota, durante la partita Pachino-Belpasso, proprio per l'espulsione di un giocatore della squadra ospite, si era avventato sul campo contro l'arbitro con spintoni e percorsa. Per noi è tutto, il telegiornale si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di programmi.